Allora, Primo allenatore. Alto piano blu, la massima autorità Pokémon sede centrale Lega Pokémon. Qui ha inizio la sfida contro i Super 4, uno dopo l'altro. Se vinci si apre una porta per l'allenatore successivo. Buona fortuna. Esatto. Allora, il primo allenatore mi ha detto, sappiamo allora, chi è. Il primo Super 4 è Lorelei, quindi con lei dobbiamo schierare assolutamente Raichu. Raichu assolutamente, perché la maggior parte dei Pokémon che ha sono Pokémon d'acqua, quindi ovviamente, anzi sono tutti d'acqua. E ogni tanto magari mandiamo anche Venusaur in aiuto, magari anche quello può servire magari per battere qualche Pokémon. Comunque contro di lei dobbiamo utilizzare assolutamente loro e basta, perché sono la nostra unica salvezza. Derek mi incuta timore, mi sono messo qua dietro. Sì, in effetti è un po' inquietante, quegli occhiali lì così, vabbè. Ti do il benvenuto alla Lega Pokémon. Sono Lorelei del Super 4. Nessuno conosce i Pokémon di tipo ghiaccio come me. Il congelamento è potentissimo. Trasformerò i tuoi Pokémon in innocui ghiaccioli. Cominciamo. Ok. E quindi la nostra. Bruttissimo lo sprite suo, hai notato? Vabbè, ma Lorelei, vorrei dire questa cosa, ma Lorelei è una grande gnoccona, tra l'altro. Sì, infatti, me l'hanno fatto malissimo fatto malissimo, ma lei è una gran gnoccona, quindi tanta roba. Secondo me, il Super 4 è la super gnocca in assoluto. Quella è più potente, Tuono o Fulmine? Non mi ricordo allora, mai. Il più forte è Tuono, però forse con lui Fulmine basta, forse, non lo so. Perché comunque, vabbè, comunque Tuono è il più forte. Tanto abbiamo anche comunque quello che ricarica i PS, quindi non è un problema. Sì, CPP. No, okay. Sì, ma tanto Raichu 60, per cui non avrà problemi. Via. Fuori tutti. Cloyster. Cloyster, andiamo tranquilli, tanto, non dire. Siamo avvantaggiati. Buono, vai. Protezione, attenzione. Che inutilità sta cosa. Ancora questa protezione, niente. Eh beh, sai, se vuole usare i gondoni non ci possiamo fare niente, nel senso. È giusto. Sì. È giusto così. Se lo mette in testa, se lo mette sul corno, se lo mette. Esatto. Ok. Slowbro. Allora, Slowbro. Ok. Ok, per il momento stiamo andando abbastanza lisci. Per il momento. Per il momento, però. Vediamo. Amnesia si aumenta la difesa speciale, quindi adesso Attuono resisterà probabilmente. Vabbè. Comunque non importa, vabbè, massimo tanto usiamo un fulmine, dovremmo farcela lo stesso. Lo immaginavo che. Però anche statico è partito. Grande. E non può attaccare. Tuono shock? Sì, dovrebbe bastare. Ricarica no. Totale, che maledetta. Che stronza ha fatto, ho usato la ricarica da sì, perché ovviamente anche i Super 4 possono usare le ricariche totali, però quindi. Eh sì, vabbè, non importa, adesso dai, lo sciottiamo di cattività. Assolutamente sì. Via, via, non è un problema. Via. Anzi, il Rastor Raichu è più veloce, quindi non ha speranza. Ok. Benissimo. Allora, adesso se non ricordo male, c'ha... Lapras. Ok. Lapras okay, uso fu... Lapras più forte? Allora andiamo sempre a Tuono, dai. Forte, quindi anche con lui andiamo cattivissimo, con Tuono e via. Il prossimo magari facciamo fulmine, così siamo tranquilli. Quando va così piano mi inquieta, sai, la... sì, resiste. Stor di raggio, maledetto. Adesso farà la ricarica. Sì, infatti faccio di nuovo fulmine, cioè faccio di nuovo Tuono. Ah, Abbacca cedro, no, l'ha già usato in realtà. Ma hai uno shock? Ah no, lo usa lo stesso, pensavo non lo... Pensavo che non lo usasse perché con la bacca, però vabbè. Vabbè, niente. Fa niente, dai, ragazzi. Ma io. Che in realtà quando si colpisce da solo in base al danno che fa quella determinata mossa? O. Cioè, tipo per dire, se noi facciamo Tuono, che è bella potente, si fa un casino di danno. Invece no, ok, no. No, si colpisce lo stesso modo, mi pare. Dai, fai il bravo. Dai, su, bravo. Dai. Bravo. Spero che resista di nuovo. Dai, perché... dai. Dai. Madonna. Niente, adesso faccio lo zero raggio pure. Sto strunz. Vabbè. Dai, Raichu. Sì. Ciao, Lapras. Ok.
Ok. Allora, adesso se non ricordo male dovrebbe avere Jinx. Con Jinx io andrei di Flareon, io personalmente, dato che è solo di tipo ghiaccio questo, non okay, è di tipo acqua, quindi Raichu è inutile contro di lui. Quindi andiamo direttamente con Flareon e spacchiamolo. Uccidiamo, devastiamolo. Lancia fiamme. Sì, vai. Boh, così di cattivere qua. Dai. No, ma perché? Bastardo. Però fallisce. Io gli faccio un altro lancio a fiamme perché pensavo che si curasse di nuovo, quindi ciao. Ok, ragazzi. Da farlo, stavolta non l'ha fatto, che culo, ma comunque, insomma, vabbè. Comunque, l'abbiamo battuto. E anche Lorelei, quindi è stata battuta. Questo non era previsto. Ok, perfetto. Sei più forte di quanto pensassi. Vai avanti. Questo era solo un assaggio della potenza della Lega Pokémon. Allora, aspettate che dobbiamo intanto curare, naturalmente. Esatto. Intanto ripristinerei anche il tuono di... come si dice? Di Raichu, che comunque ne abbiamo usato parecchio. Allora... vediamo se c'è un Ether Max che ti è rimasta. No, c'è un Elisir Max. Usa. Vabbè. Dai, usalo, dai. Su Raichu. Ah, più che altro perché ci servirà ancora Raichu, quindi sì, è sì, importante assolutamente. Che abbia ancora tuono da poter pozione massima? La... usiamo? Sì. Vai. Tanto non ha... se non ha status alterati conviene andare di pozione max, perché così almeno non le sprechiamo. Ok, la prossima capo palestra è... il prossimo è Bruno, quello che ha i Pokémon di roccia e i Pokémon di lotta. Quindi ok, quindi Dugong o Gyarados. Gyarados, in particolare Gyarados andrei. Poi ogni tanto con i Pokémon lotta userei anche Butterfree. Con okay. I Pokémon, perché comunque gli attacchi psichici comunque funzionano contro di loro. Sono Bruno dei Super 4. Con un rigoroso allenamento le persone e i Pokémon possono rafforzarsi. Nella mia vita ho sempre allenato Pokémon di tipo lotta. Ash, ti annienteremo con la nostra forza sovraumana. Sì, vedi, tanto ti distruggiamo. Cazzo di Bruno. Bruno è quello che mi ha sempre dato meno problemi a me, in generale, Bruno, quando battevo i Super 4. Eh sì, perché diciamo che è un po' come se fosse Brock. Esatto, cioè, alla fine l'unica cosa è che c'hai Pokémon lotta, ma i Pokémon lotta... se hai un Pokémon psico o anche un Pokémon volante vanno giù, che è una roba proprio. Non te ne accorgi neanche alla fine. Eh beh, sì. Perché i Pokémon psico, essendo anche più veloci, attaccano prima dei suoi Pokémon, quindi è proprio buono. Vabbè, dai. Guarda, Hitmonchan, ma se facciamo un idropompa dice che non va. Proviamo a vedere. Io proverei più un iperraggio perché... Roccia tomba. Questo può essere una bella rottura di palle. Facciamo un iperraggio allora, dai. Sì, fai che iperraggio che è più forte. Ok. Comunque il prossimo... se adesso se lo uccidi... andiamo... Sì. Allora cambialo adesso. Cambialo così non eviti di perdere il turno ricaricandoti. Così sei a posto. Vediamo chi c'è come prossimo. E manda eventualmente Machamp. Okay, Machamp, allora manda Butterfree qui. Conviene okay. Anche addormentarlo, così almeno non rompe le palle. Ma perché con Psichico dici che non lo shottiamo? Ho paura di no. Quindi conviene andare sicuro. Ah, è anche più alto di livello, tra l'altro. Perché è anche più alto, vedi, quindi è anche per quello che lo dico. Forse è, il suo Pokémon più alto possibile? Sì. Sì, è il più forte che ha questo, quindi è una rottura anche per quello, sì. Guarda. Okay. Ma perché l'attacco speciale di Butterfree non è estremamente alto per quello, infatti conveniva addormentarlo, ma così non rompeva le palle. Wow! Grande! Brutto colpo! Brutto colpo! Vai. Fantastico, bene. Grandissimo nostro Butterfree. Hitmonlee! Abbiamo Hitmonlee! Siamo sempre lui? Sempre lui, se ma Hitmonlee è già più facile. Psichico e basta, non sono neanche addormentarlo. Sì, no, qui vai tranquillo. Ok. Sì, questo... ah. No, vabbè. Minca cazzo. Speriamo non esageri quei danni. Porca sonnifero. Puttana, che male. Ok, sonnifero.
Ha tirato un calzone, madonna. Sì, Butterfree c'ha veramente la difesa purtroppo molto bassa. Il problema di Butterfree è quello che... Però rispetto... Però comunque è bello forte, ragazzi, ricordiamo sempre. Sì, no, è forte assolutamente. No, 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 non ti devi svegliare. Facciata? No. Ah, brutta sta cosa. Vabbè, abbiamo i revitalizzanti, proprio dopo la resteremo. Sì, non sì, importa. Vai, vai. Lo so che adesso non faccia lo stronzo, non usi... Sicuramente utilizza. Infatti fanno già con iperraggio. Infatti, sei stato previdente. Lo sapevo già che l'avrebbe fatto. Ah, ma era sospettabile in effetti. Avevamo di vita. Probabilmente faremo il 60 con Gyarados. A breve. Non è male. Sì, anzi. Assolutamente sì. Ok, perfetto. Onix. Abbiamo Onix, ultimo perché di Onix ne aveva due. Vabbè, adesso si ricarica, spero anche non ti faccia un attacco devastante. Sdoppiatore. No, sdoppiatore che vabbè fa male. Gyarados non lo sente neanche. Vai. Via. Perfetto. Molto bene. Ok. A posto. E quindi anche Bruno è andato. Siamo già 2 su 4, ragazzi. Come? Ho perso davvero? Sì. Purtroppo sì, hai perso davvero. Il mio compito è finito. Vai, un'altra sfida ti sta aspettando. Guarda che guarda dall'altra parte per dire. Non ti guarda neanche, cioè, talmente sei rimasto male, talmente sta rosicando che non ti guarda nemmeno. Sì, sì, va. Guardalo, guardalo. Vabbè, comunque allora, restiamo intanto Butterfree che adesso ci servirà. Ci servirà assolutamente contro Agatha. Allora, io direi di andare di super pozione, che mi sembra che ce n'era una, che tanto perché non ha senso usare una pozione grossa. Eccola qua. Visto che sì, tanto non ha perso tanta vita. Sì. Bravo. Vediamo. Sì. Ancora una, tanto ce ne abbiamo queste qua. Così le utilizziamo anche. Posto. Perfetto. Via. Ok. Quindi mettiamo come prima Butterfree stavolta. Mettiamo prima, esatto, Butterfree, poi ogni tanto lo alterneremo magari con qualcun altro, ma comunque tendenzialmente cerchiamo di usare di più Butterfree perché ha gli attacchi psichici, quindi sono efficaci contro i Pokémon di Agatha, che sono per la maggior parte, sono tutti veleno. Quindi, buono. Sono Agatha dei Super 4. Sembra molto interessato a te. Molti anni fa, quel vecchietto era forte e affascinante. Ora vuole solo sistemare il suo Pokédex, ma ha torto. I Pokémon devono lottare. Ash, ti farò vedere io come lotta un vero allenatore. Comunque sono repressi tutti e quattro i Super 4. Sono proprio repressi, trombate un po' di più, ragazzi. Ma veramente, cioè, guarda la vecchietta. Questa qua vuole, ad esempio, secondo me questa qui vuole Hawk, vuole. Mamma mia, guardalo che ingarino, guardalo che bellino, guarda, mi piace lo spike, sì, di Gengar. Anche per me, anche mi piace molto. Molto realistico, ci sta tutto. Ecco. Super efficace. Store di raggio. Palle, quando fanno quanto li odio questi attacchi. Sì, ma sono una roba rottura di palle. Dai. No, Butterfree, dai, su, non fare così. Fa doppio team, attacco più inutile del mondo, rompo solo i coglioni per farti fallire. Ok, non è più confuso, bravissimo Butterfree, vai, vai, vai. Oh. Battuto. Male. Ok. Ottimo. Perfetto, Gengar è battuto, ragazzi. Prossimo. Il Brozimo, allora, il Brozimo, abbiamo Golbat. Allora, Golbat, potremmo anche utilizzare Raichu per non far sempre combattere Butterfree, in realtà. Perché comunque, essendo di tipo volante, sia Raichu che Dewgong sono molto buoni. Ma usiamo Dewgong perché è proprio bassino di livello. Dai, usa Dewgong, dai, ci sta. Tanto comunque, essendo di tipo volante, comunque è super efficace ogni attacco che gli fai, praticamente. Quindi potresti anche provare ad usarlo contro i Pokémon Spettro, perché anche se non sono super efficaci, però comunque avendo come si dice, l'attacco speciale A, probabilmente ti fai comunque sui stordiraggio, niente. Ah, Incolume, non posso usare quell'attacco lì del KO. Che maledetto. Maledetto bastardo, niente. No. Mica, ma siamo sfigati, ragazzi, in qua. Porco Giuda. E poi lo so io che toglie così tanto, no? È così forte questo attacco. E niente, continua a colpirsi Dewgong. No, curati. Dai, dai, che ce la facciamo, ancora. Ok, non è più confuso, vai. Bora. Ma come fallisce?
Non è possibile. No, curati, curati. Curati, fai una pozione max qua. Non mi conviene. Ah, bastardo. Ok. Vabbè. Va bene. Perché Bora, purtroppo, come Tuon, come qualsiasi Pokémon attacco forte, purtroppo può fallire. Sì, non è preciso al 100%, lo so. Sì, purtroppo sì. Se no la vita sarebbe troppo facile. E continua a fallire. So qua si è fissato su Erosoio, non fa nient'altro. Sì, ma solo quello, cioè, ma gli finiranno poi tutti. Che forse non farà in tempo di finirli, come è già morto. Che poi è a livello più alto. Sito, che dannato. Vabbè. Lo sapevo, ricarica totale, maledetta. Vabbè, dai. Comunque Geloraggio è forte, comunque dovrebbe fargli danno lo stesso, dai, vediamo. Vai. Ok. Niente, si è fissato con Erosoio, è inutile. Me l'ha pure shottato. E ti ha pure ucciso, che merdone! Madonna, sto Golbat, che maledetto schifoso! Mamma mia, fagli un fulmine di quello cattivo. Quello devasti male, proprio. Cioè, merita solo di crepare, sto tipo. Ma cavolo, ma cioè, ci ha battuto Dewgong, non ci credo, ragazzi. Come osa, cioè, si permette. 61, ottimo. E via, il nostro Raichu diventa potentissimo, cazzo. Arbok. Possiamo usare sempre Raichu? Ma no, qua vai con Butterfree, che essendo veleno Butterfree, puoi usare anche vento argenteo, tra l'altro, che fa più danno. Colotto è super efficace contro il veleno, quindi aspetta, facendo una cazzata forse, no? Mi ricordo. Beh, non ho nessun dubbio, prova a fare, vediamo cosa gli fa. Proviamo a farlo. Vediamo. Forse ho detto una cazzata, forse non è super efficace. Vediamo, vediamo. No. No, infatti, ho detto una minchiata, non è molto efficace. Stridio. Perché il contrario, è il veleno che è super efficace contro il coleottero. Scusate. Può capitare. Tranquillo. Boh, addormentato, così almeno non scassa. Esatto, usiamo psichico e ciaone. E via, muori. Bastardo. Anzi, no, usiamo psicoraggio, ma per psichico ci abbiamo solo più 4 attacchi. Allora usa psicoraggio, sì. Tanto è addormentato, speriamo che lo rimanga, così almeno non fa le mani. Ma vabbè, ancora uno dai user. Tanto massimo usiamo PP l'Elisir. Dai, ok, battuto. E anche questo fuori dalle balle. Fur da ball. Fur di Bali, va? Gengar, ok. Abbiamo il suo terribile Gengar adesso. Cioè, quello al 5. Quello. No, ho sbagliato, volevo far sonnifero, ma non sono andato su per la ombra. Non dovrebbe. Non dovrebbe, porco due. Pensate, era super efficace, porca puttana. ma sto Gengar è bastardo. Bastardo di niente, prima. Niente, non posso. Niente, va bene. Agatha è cattiva, ci fa il culetto. Gyarados, psicoraggio. Prova a usare Flareon un attimo. Perché ci siamo dimenticati che in realtà lui, avendo morso, che è buio, è super efficace in realtà. E dato che gli abbiamo messo gli occhiali neri, fai anche più da. No! Mi sembra giusto che mi addormenti, strunzo. No, svegliati. Sì, lo sveglio. Sì, perché qua purtroppo può fare mangiasogni, quindi conviene che. Se fa mangiasogni dopo si recupera la vita. Non è il caso. Allora. Sveglia dov'era? Dov'era? Sveglia. Eccola qua. Allora. Fango bomba, maledetto che mi avvelena. No. Ho sbagliato il tastino. Che culo, grande. Morso, vai. Ammazzalo. Mira quanto muore. Ciao, Gengar. Ci vediamo, E adesso mattiamo il suo ultimo, che dovrebbe essere Hunter. Esatto. Sempre con il nostro Flareon, sempre usando la stessa tecnica e via. Vai. Olè. Quasi sottato questo. Maledizione. Oh, vabbè, tanto è morto, quindi si è suicidato. Vabbè, anche se ci ha fatto maledizione, ormai non sarebbe più un cazzo perché si è suicidato. Quindi. Sì, infatti, cioè. Ha fatto Rakiri. Sì, infatti. Tu sì che sei davvero speciale. Hai vinto. Ora capisco cosa ha visto in te quel vecchietto. Non ho altro da dirti. Vai avanti ora e continua così.
Vedi, lei però ci guarda. L'altro invece proprio era incazzatissimo perché l'ha Ah, battuto. proprio, si era proprio triggerato Sì. male proprio. Allora, Ci sguardo revitalizzante. per dire sì, avete vinto. Ma cazzo è revitalizzante massimo? L'hai usato prima. Mi sa che devi usare, puoi usare solo i revitalizzanti. Sì, ma non sto trovando neanche. Ah, eccolo qua. Sì, perché Uno. curiamoli tutti e due, ovviamente. E Assolutamente sì. adesso ci aspetta l'ultimo dei Super 4. Ok. Incredibile Lance. Allora, Lance ha Pokémon di tipo drago, giusto? Drago. Quindi io li andrei di brutto. Allora, il primo che dovrebbe essere Gyarados, vai di Raichu. Sì. Poi tutti gli altri, anche Aerodactyl puoi farcela anche con Diu, secondo me, perché comunque il ghiaccio è super efficace contro comunque la roccia. Quindi dopo io andrei di brutto con Dewgong proprio. Ok. Anche se è un po' più bassino di livello, purtroppo. Dio. Sì, però contro di loro. O se no, magari con Aerodactyl potresti andare di Gyarados, che è un po' più livellato, per stare tranquillo, secondo Ok, abbiamo finito me. le Sì, cose. più Però facciamo che pozioni. Ci sono, dovrebbe esserci ancora delle pozioni anche che avevo lasciato prima di usare le pozioni massime, magari. Eccole qua, esatto. Troppo poco? No, ok, altro. No, perfetto. è giusta, va bene. Allora, mettiamo davanti, mi ha detto Raichu per primo. Allora, prima Raichu, esatto, perché il primo dovrebbe essere Gyarados, se non vado errato, e poi dopo andiamo di Dewgong, come se non ci fosse un domani, poi magari sì, con Aerodactyl magari usa Gyarados eventualmente. Beh, aspettate, visto che. Ah no, non posso fare niente. Non si blocca No, neanche. qui va da solo, esatto. Qua sopra posso farlo. Dai, salva, esatto, sì. Non si sa mai. Già Ok. stiamo andando bene, dai, quindi siamo Via. arrivati alla fine. Ash! Ah, ho sentito parlare di te. Sono il capo dei Super 4, sono Lance, l'allenatore drago. I Pokémon tipo drago sono mitici. Sono difficili da catturare e allenare, ma sono quasi imbattibili. Sono praticamente invulnerabili. La tua sfida con la Lega finisce con me, Ash. Senti che vigore, Lance, che vigore che ha quest'uomo, cioè, mamma mia, cioè, senti che forza che contiene, cioè, fantastico, Lance, mamma mia, quanta Ok, forza. Gyarados. Allora, vai, parte. Oh, bene, mi ricordavo, quindi Gyarados, giusto, andiamo di cattiveria, qua devastiamolo, sciocchiamolo di cattiveria, ma sì, Prepotenza di Gyarados, ok. mamma Tuono. mia, vai, No. ah, fallisce, maledizione, vabbè, Ira se di fai il drago. drago, va bene. Quanto? Minchia, ok. Vedi che Tuono. toglie 40, proprio i precisi, 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 40 PS. Vai. Vabbè, Vai, adesso vai, andiamo vai, per il vai, prossimo. vai, 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 e vai. Ottimo. Via. Boh. È Ok. il primo, è a posto. Secondo, Allora, Dragonair. Anche lui Dragonair, possiamo usare conosco questo. Dragonair, quindi Dewgong, sì, vai di Ah, Dewgong, sì. Dewgong, non Raichu? No, 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 va di Dewgong col. Perché questi sono Pokémon Drago e qua ci serve Dewgong, assolutamente. Vai. Ma è cazzutissimo di gelo raggio che dovrebbe bastare contro questi. Non faccio Bora? No, no, Boratiella dopo per Dragonite. Perché Dragonite serve ovviamente Bora contro di lui perché. Eh sì, Salvaguardia. vabbè. Fa pure la salvaguardia. Raggio Aurora. Ricarica totale. Vabbè. Non l'hai shottato, vabbè, ci sta. Vabbè, tanto comunque ne abbiamo un bel po', quindi Sì, cioè, sì, sì. non cambia niente, il suo destino non cambia. Vai di gelo raggio adesso, così lo Sì, uccidi. almeno così lo battiamo e via. Ok. Ole. Dragonair. A posto, battuto anche lui. Poi Questo via, è andato. Molto bene, dai, il bisogna salire prossimo. anche un po' di Ugong. Aerodactyl, sempre lui usiamo. Vai, dai, dovrebbe farcela, dai. Prova a usare Ok. Bora con lui. Sperando che una ti vada a segno, speriamo. Forza antica. Ah, questa fa male. Questa fa parecchio Ah, male. Dio, era super efficace per quello, mamma mia. Oddio. LOL, vabbè, meno male. Vediamo Vabbè. Bora. Cazzo. Bora dovrebbe. Minchia, serio? Iperraggio? No, che maledetto. No, Dewgong ci Fammi serviva. usare cosa? Gyarados.
Sì, metti. Ah, sì, con lui. Ti conveniva andare con Garido sin da subito con lui, perché effettivamente è una bella rottura di coglioni, Radak. Vai, surf. Bravo. Adesso muore. Basta. Via. E tanto con surf l'avresti. Non dico quasi shottato. Quasi, l'avresti quasi shottato, ma qualsiasi attacco ti avreste fatto non ti avrebbe fatto nulla. Ok. Ti avrebbe fatto così. Dragonair. Allora, lasciamo sempre Gyarados, ma allo stesso tempo rivitalizziamo Dewgong. Dewgong, sì. Sì, sì. Allora, rivitalizzante. Ok, esatto. E vai qua. Su Dewgong. Ok. Tuono onda. Tanto per cambiare i paralizzi, va bene. Poi usiamo anche come cazzo la si chiama? Pozione max, sì. Sì. Esatto. Pozione max sempre su Dewgong. Ok. Vediamo un po', tecnicamente con lui non possiamo fare nessun danno particolare. Iperraggio facciamo, dai. Ma Iperraggio dovrebbe fargli male. Se riesco a farlo, infatti. Vabbè. Oltraggio, sei fissato con oltraggio, tutto qua. Sì, oltraggio è piuttosto forte. Credo che sia uno degli attacchi drago più potenti, oltraggio. Ok. Eh sì, perché il nostro Gyarados non perdona. Non lo sai, per Dragonite. Da fare. Ok, Dewgong, vai. Andiamo. Speriamo di farcela, perché anche Dragonite è una brutta bestia, però. Però in teoria, con una bella bora settata come si deve, sperando che vada. Vai, ti prego, attacco da là, che male. No. Non è andato. No! Schifo! No! Gelorangio, dai. Pure Iperraggio, niente. Niente. Vaffanculo. Ma vabbè. No, Iperraggio non sopravvive. Niente. Raichu? Allora no, Raichu no. Non è molto utile contro di lui. Vai di Gyarados. Magari usagli. Adesso che deve ricaricarsi. Magari usagli una bella ricarica totale, così togli la paralisi. Ti devi stacco rottura di coglione della paralisi. Tanto adesso deve ricaricarsi, per cui non. Non può attaccarti. Allora, dov'è? Ricarica totale. Così siamo tranquilli, vai. Olè. No. Sì, non si deve ricaricare, va bene. Vai di per ragione di tutto. Basta lo male. Vai. Yeah, vai che ti fessi. Ok. Non so se lo ucciderai, ma sicuramente gli fai parecchio. Ottimo. Al prossimo lo fai fuori, il prossimo, via. Vabbè, adesso prenderai un po' di danni. Baccacedro, bastardo. Tanto la cazzo di Baccacedro. Oltraggio. Dio, che maledetto. Ah, però è confuso, dai. Iperraggio, vai. Se siamo fortunati, abbiamo un po' di bucio de culo, forse. Non lo so, mi sa che rimane. Immaginavo. Dai. Dai. Sì. Culo, grande. E vai, ragazzi. Battuto. Abbiamo battuto Lens, grande. Ecco. Odio ammetterlo, ma sei eccezionale con i Pokémon. Ci siamo allenati molto. Ash, non posso ancora crederci. Hai sconfitto i miei draghi. Ora sei il campione della Lega Pokémon. O meglio, lo sarai, ma non prima di aver superato un'ultima sfida. Di affrontare un altro allenatore. Il suo nome è Gary. Ha battuto il Super 4 prima di te. È lui il vero campione della Lega Pokémon. Attenzione. Purtroppo, esatto, il nostro rivale ci ha preceduto. E quindi dobbiamo batterlo assolutamente. Adesso ci curiamo. Ovviamente. Allora, ricarica totale. Vai su Gyarados, scusa. Allora, poi. Vai, facciamo sempre ricarica totale e via, dai. Tanto. Dewgong. Dewgong lo usiamo a rivitalizzante. Aspetta un po', c'era. Ah no, è repellente. No, infatti purtroppo. Ok.
Ok. Tecnicamente qua dovrebbero però farti curare. Sono degli stronzi perché ci stava a curarsi qua. Attenzione. Vabbè. È troppo facile. Sì, però dai, ci sarebbe stato. Continuano ad avere comunque con te delle cure, delle cose. Sì, era un altro di ballo. Allora, ecco. Lui iniziava, l'altra volta ha iniziato con... Con Pidgeot, quindi teoricamente lascia Raichu su davanti. Va bene. Va bene, come primo va bene Raichu. Lascia pure lì. Dovrebbe andare... Ok. In volta. Attenzione, ragazzi. Hey! Ti stavo aspettando, Ash. Spero che tu sia alla mia altezza, altrimenti che gusto c'è ad essere il tuo rivale? Lavorando al Pokédex ho cercato ovunque Pokémon forti. E non solo, ho anche formato squadre che battessero tutti i tipi di Pokémon. E finalmente sono il campione della Lega Pokémon. Ash, sai cosa significa questo? Te lo dico io. Sono l'allenatore migliore del mondo. Calma, Attenzione. calmati. Attenzione. È esaltato un pochettino. Adesso lo mettiamo a Ok, tacere. sai. Per l'ultima volta, via, vai. Pidgeot. Vai. Che paura, guarda. Ne è 61, cosa E fai? fallisce, tanto per E cambiare. fallisce, ma lui fa aerosalto, non ci fa una sega, e si Pure paralizza paralizzato. pure, e si paralizza pure, vai a Niente, l'abbiamo colpirla. bullizzato, ragazzi. Ciaoone. Ciao, Pidgeot, è stato bello. Stato bello, ci siamo divertiti molto con te, ti ringrazio. però, basta. No, Sono cose che dai. succedono, sono cose che succedono. Sì, la vita, proprio così. Raidon, allora cambiamo Un Raidon, e ci esatto. mettiamo dentro Gyarados. Gyarados, assolutamente sì. Un suo bel surf, proprio lo tiriamo via. Surf in the USA, surf in the USA. Surf in the Sì, USA. che cheat. Mamma mia, Basta. ragazzi. Cosa vi tiriamo fuori, ragazzi? Qua si fa anche musica, vedete? Mamma mia, E che musica, tra ciao l'altro. Raidon. E niente, ciao, 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 bello, ti è stato bello 60. vederti per un attimo, ma siamo arrivati a 60 con Gerdos, attenzione. Alakazam. Alakazam. Allora, contro di lui potremmo provare a mettere Flareon, perché ti ricordi che c'ha l'attacco Mossa. morso, che è super efficace. Sì. E volendo abbiamo comunque Iperraggio. Sì, che non guasta. Comunque, mal che vada, può essere una cattiva idea. Psichico. Attenzione. Vabbè, Tanto è il nostro potresti. stesso livello. Neanche farlo apposta. Esatto. Meglio Vai Iperraggio Iperraggio. adesso. Sperando che non faccia di nuovo. Ah, Cioè, no, no, maledizione. non ci batte, non ci batte. Culo. Muori, 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 Perché muori, bastava calcolare un attimino quanti danni ci ha Sì, fatto. infatti, calcolando bene, in effetti no. Non Cioè, ce poteva l'abbiamo. batterci. A meno che Vabbè, non vabbè. faceva colpo critico, c'è sempre quella possibilità, diciamo. Sì, Gyarados. infatti avevo anche paura di quello. Dewgong. Gyarados. No, vai Raichu, vai Raichu. Che poi prima che. Quello di prima di Lance l'abbiamo devastato. Adesso devasteremo pure questo. Ci sta. Senza problemi. Olle. Ok. Ma sì, ma fai un po' di Ok. attacco, tanto non ci interessa. Vai lì. Muori. Che qua sono allo stesso livello, come vedete, però ovviamente Raichu è nettamente in vantaggio. Eh beh. E infatti è Ciao, contro buone. E anche lui ci saluta. Prossimo, Exeggutor. Seguitor. Allora, Flareon sarebbe super efficace, però bisognerebbe curarlo. Sarebbe l'ideale, sarebbe lui, però andrebbe curato. Vai, mettiamo Flareon e curiamolo. Lo curiamo un attimo, insomma. Perderemo un turno, ma tanto al massimo lo A parte che faccio. forse si attacca per primo, non so, dici. Non so però, perché al 59 ho questa paura, capito? Ho paura che magari non resista e che quindi poi facciamo Vai. bravi, proviamoci dai, tanto perderemo un turno, perderemo anche lì. Uovo bomba. Che Cazzo. palle, che schifo. Fai fuoco bomba con lui. Non lancia fiamme? Anche, fai quello che vuoi, boh, fai tu. Alla fine Fa più danno colpa centrale lanciafiamme. parecchio, quindi dovrebbero sortire il loro suo effetto. No, sicura. Scottato. Scottato. No, ho fatto fuoco Mi sa che c'ha bomba. No, invece no. Vai.
Wow! È morto, guardalo. E Flareon si porta a casa questa vittoria livellando pure. Mamma mia. Mamma che mia. Okay, Flareon. Charizard. Charizard. Beh. Allora, con lui, beh, sì, con Giardos. Gardos, ovviamente. Assolutamente, senza... Mi dispiace battere Charizard, perché io ho un amore profondo per Charizard, però mi dispiace Charizard, ma dobbiamo batterti perché... Devo starti male. Eh sì, quindi... Idropompa! Idropompa, cazzo! E qua, metà. Era palese che avrebbe resistito, poco bomba, ma non dovrebbe farci granché. Ogni volta che dici non ci fanno granché, Dedera che ci tolgono mezza vita, praticamente. Lol. È il potere di Derek, ragazzi. Attenzione. Cedro, ma c'hanno tutti la bacca cedro qua. Ma c'è una piantagione, non so. Sì, sì, sì. Non lo so, ma basta. Ragazzi, abbiamo ufficialmente finito la Lega Pokémon. Abbiamo, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Mamma mia, che emozione. Mamma mia, che grande emozione. Non può essere. Mi hai sconfitto. Ah, dopo tanta fatica per diventare il campione della Lega. Il mio regno è già giunto alla fine. Non è giusto. Guarda intanto che ride Gyarados sotto i baffi. Esatto. Come? Come ho potuto perdere? Ah, ho allenato i miei Pokémon alla perfezione. È duro ammetterlo, ma sei tu il nuovo campione della Lega Pokémon. Ash. Arriva il paparino di Gary. Non è lo zio. No, scusa, no, scusa. Sì, nonno, scusa. Papari, nonno, scusa. Hai vinto, congratulazioni. Sei il nuovo campione della Lega Pokémon. Ti ricordi? Tutto è iniziato con Bulbasaur. E ora, Ash, sei davvero grande. Gary, sono deluso. Sono venuto appena ho saputo che avevi battuto il Super 4. Ma quando sono arrivato avevi già perso. Gary, sai perché hai perso? Non hai dimostrato ai tuoi Pokémon fiducia e amore. Senza questi valori non si resta campione lungo. Esatto. Ash, questa vittoria non è stata soltanto merito tuo, ma anche della tua squadra. Lo sai, vero? Il vincolo che ti lega ai tuoi Pokémon è meraviglioso. Ash, vieni con me. Adesso c'è la cosa quella lì che praticamente i nostri Pokémon entrano nella leggenda. Esatto, esatto, che li fanno. Congratulazioni, Ash. Questa è la sala d'onore Pokémon. I campioni della Lega Pokémon sono onorati in questa sala per le loro imprese. Anche i loro Pokémon vengono consacrati in questa sala d'onore. Ash, hai lavorato solo per diventare il nuovo campione della Lega. Congratulazioni, Ash. Tu e i tuoi Pokémon siete famosi ora. Eh già. E quindi eccoci qua, arrivati alla fine di tutto con la nostra bellissima squadra. Esatto. Naturalmente se si salva, ragazzi, il gioco in automatico perché... Raichu. Eccolo. Gyarados, Dewgong, Flareon, Venusaur, Butterfree. Eccoli, guardali che bellini che sono, guarda che squadra, cazzo. Benvenuti alla sala d'onore, ragazzi. Che meraviglia. E naturalmente noi. Eh certo, ovviamente. Campione del capo, congratulazioni, 78 ore di tempo. Naturalmente non è ancora finito il gioco, ragazzi, perché voi lo sapete, come abbiamo detto con Derek, ci sono ancora tecnicamente da fare quart'isola, quint'isola, sest'isola, settim'isola. E sicuramente qualcosa ce lo saremo ancora persi. Però, sì. Intanto, diciamo, il gioco di per sé tecnicamente è finito, perché comunque questa qui è la parte finale del gioco che uno dovrebbe fare. Esatto, sì. Ok, ok. E infatti, come vedete, ci fanno uscire tranquillamente... Anche Gary se ne va. Gary se ne è andato tipo con le pive nel sacco, attenzione. Esatto. Con Oak che guarda. E se ne va. Mai capito sta scena perché, ma va bene. Ok. Non posso muoverlo. Che ovviamente non è ancora tutto finito, ma che questo è solo una parte del gioco. Ma appunto sì, dopo ci sarà tutto un altro elemento. Che hanno aggiunto, perché in realtà c'è tutto un post game molto interessante. Che è molto bello, che sicuramente vedremo. Gli facciamo comunque vedere i titoli di coda, perché è giusto che si vedano anche i titoli di coda, ragazzi. Intanto facciamo due chiacchiere con Derek. Allora, sono contento comunque che ce l'abbiamo fatta, diciamo. Siamo stati abbastanza lisci, sono sincero, perché non abbiamo neanche tanto livellato, attenzione. Cioè c'è stato comunque, eravamo più o meno sullo stesso livello di quelli della Lega. Quindi ci sta. Sì, sì. No, infatti alla fin fine...
usando anche bene gli oggetti, alla fine siamo riusciti anche, perché anche quello fa tanto nella Lega, utilizzare bene gli oggetti, schierare i Pokémon giusti, con le giuste tattiche, anche se non si è livellati a livelli assurdi, ce la fai, insomma. Esatto. Però è chiaro che è una sfida che di certo ti tiene impegnato, assolutamente. Comunque i Super 4 sono bellissimi ma forti al tempo stesso, cioè sono veramente dei bastardi. Esatto. Quindi è un'ardua sfida. Io la prima volta ricordo l'emozione quando battei i Super 4. Anche io me lo ricordo. Una sfida veramente agghiacciante per me. Pensa che addirittura io mi ricordo che come Pokémon d'erba mi sembra avessi Exeggutor. Come Pokémon d'erba, sì, avevo usato. Però forse anche Dewgong avevo come tipo acqua. Perché io avevo usato Charizard, quindi in automatico mi ero comunque cercato dei Pokémon. Mi ricordo se avevo forse avevo Dewgong e anche Gyarados. E probabilmente Butterfree, avevo quel team lì. Diciamo. Ecco perché li hai scelti. Perché in un qualche modo era un po' per. Sì, mi è venuto adesso in mente. Sì, diciamo. Ogni tanto ti vengono quelle rimembranze da dire: cavolo, che cosa ho fatto ai tempi, eccetera. Adesso che dopo averlo battuto mi sono ricordato che avevo appunto quel team lì. Solo che avevo in più, diciamo, appunto Exeggutor, che invece qua non avevamo. Esatto, che non avevamo. Ma perché Raichu non l'avevo utilizzato. Io ce l'avevo usato Pokémon elettrici, mi ricordo. Per quello. No, invece li ho sempre usati tantissimo perché i Pokémon elettrici sono molto utili e molto forti. Sì, però. Sì, è vero. Però sai, ai tempi sì che mi piaceva Pikachu, però puntavo abbastanza sul danno. Infatti li avevo veramente potenziati tanto i Pokémon. Certo. E quindi per quello. Tra l'altro una cosa che vi consiglio, ragazzi, tantissimo è cioè cercate di far crescere almeno qualche Pokémon in più insieme alla vostra squadra, perché può sempre aiutarvi se dovete switchare, perché allora in linea di massima, come avete visto da quando abbiamo giocato comunque con Hector, poi con Derek eccetera, abbiamo usato anche Pokémon diversi, quindi nel senso alcuni sono rimasti più o meno dello stesso livello nostro, tipo ad esempio qua abbiamo anche Pidgeot che potevamo utilizzare, che comunque era a livello 50. C'erano anche altri livelli 50 che potevamo utilizzare, perché comunque qualcuno era ancora a livello 50 di Pokémon, quindi non era male come cosa. No. Diciamo che se avete sempre almeno, per dirvi, 6 Pokémon che in linea di massima vi piacciono a voi, e poi ne avete ancora magari un paio giusto da, diciamo, poter switchare nel caso abbiate delle battaglie diverse, non è male come cosa. Tra l'altro stavo notando che ci stanno facendo vedere gli starter. Ci ha fatto vedere anche lo starter di Pokémon giallo, che è Pikachu. Pokémon giallo? Eh beh sì, perché essendo il remake della prima generazione ti sta facendo vedere tutta la prima generazione. Sì. Che è una meraviglia, cioè, è una meraviglia, insomma. Assolutamente sì. Troppo bello. Ok, perfetto. E qua dovrebbe essere finito. Fine, infatti. Però in realtà non è in realtà una vera e propria fine, giusto Derek? Perché come abbiamo detto prima... Esatto, perché comunque ci sono ancora qualche cosina che possiamo ancora vedere, esatto. Quindi che vedremo sicuramente nelle prossime parti. Assolutamente sì.